Buongiorno, buongiorno brava gente, eh? Buongiorno, buona settimana, eh? Buona settimana Domenico, Rita, Antonio, Ardalena, Guido, buongiorno brava gente, come state? Buon inizio settimana allora. Andiamo avanti, che dite? Bene, bene, allora ci rivolgiamo al Signore e gli chiediamo la benedizione della Sua parola, perché la Sua parola è una parola benedicente, benedicente. E stamattina è un bellissimo episodio che avviene nel Tempio, che avviene nel Tempio, che avviene, potremmo dire, potrebbe avvenire in ogni nostra chiesa. Adesso vi faccio una domanda a bruciapelo, che dite? La faccia? Frequentiamo la Chiesa, il Tempio di Dio, perché è una domanda importante. Frequentiamo la Chiesa, il Tempio di Dio. Che ne dite? Lo frequentiamo oppure no? Andiamo avanti, perché Gesù frequenta il Tempio. Gesù va al Tempio, eh? Eppure lui era il figlio di Dio. Ma ascoltiamo questo Vangelo e vediamo che cosa il Signore oggi ci voglia dire sul Tempio, eh? Quindi su un luogo importante. In quel tempo Gesù entrò nel Tempio e mentre insegnava gli si avvicinarono i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo e dissero: con quale autorità fai queste cose? E chi ti ha dato questa autorità? Gesù rispose loro: anch'io vi farò una sola domanda. Se mi rispondete, anch'io vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni, da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini? Essi discutevano fra di loro dicendo: se diciamo dal cielo, ci risponderà, perché allora non gli avete creduto? Se diciamo dagli uomini, abbiamo paura della folla, perché tutti considerano Giovanni un profeta. Rispondendo a Gesù dissero: non lo sappiamo. Allora anch'egli disse loro: neanch'io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Ci troviamo di fronte ad una pagina che mette al centro il Tempio, la Chiesa. È bellissima l'etimologia di chiesa, che significa convocati, chiamati, ecclesia, cioè da tutte le parti. Allora, il tempio è questo luogo, tempius, no? Consacrato a Dio, che convoca ognuno di noi. Veniamo da mille strade diverse, da mille realtà diverse, ma tutti ci ritroviamo nel Tempio. Allora io vorrei con voi condividere tre sfaccettature, di che cos'è il Tempio alla luce di questa pagina di oggi. La prima, il Tempio, luogo dell'incontro. La seconda, il Tempio, luogo delle domande. La terza, il Tempio, luogo della conversione. Allora, la prima sfaccettatura, il Tempio, luogo dell'incontro. Perché? Perché Gesù nel Tempio va e incontra la Torah, la legge, incontra suo Padre, Dio. E gli uomini che vanno nel Tempio sono chiamati a vivere questo incontro.
Allora, da qui ne scaturisce una domanda per noi. Che incontro celebriamo quando andiamo nel Tempio? Premettendo è che nel Tempio siamo tutti convocati ad andarci, eh? Non fate come quelli che mi dicono io non vado in chiesa perché c'è il parroco che non lo sopporto, oppure io non vado in chiesa perché sono quelle con le pellicce, no? Io non vado in chiesa perché poi si battono il petto e... Questo scusa, eh? Ve la dico tutta? Eh? Che dite? Ve la dico tutta? Che sono delle scuse per giustificare, eh? I nostri comportamenti? E l'ho detta, e l'ho detta. Eh? Nel tempio si va per incontrare Dio. Vedete, questo è il primo motivo. E con Dio non possiamo trovare scuse, eh? Con Dio non possiamo trovare scuse. Guarda che begli angoletti ci riserva Assisi. Non possiamo trovare scuse. Ce lo scriviamo? Ce la scriviamo questa frase? Con Dio non possiamo trovare scuse? È perché cade il trucco, eh? Cade il trucco. Vedete, è importante. È davvero importante recuperare la dimensione del Tempio per i nostri giovani, per le nostre famiglie. Io ricordo un'affermazione di Madre Teresa di Calcutta. Diceva: i ricordi più belli della mia infanzia erano due. Quando pregavo con i miei genitori, e quando mi ritrovavo in chiesa. Bellissimo, bellissimo. Chissà se... Proviamo a chiedere a Francesco, ognuno riceverà la sua risposta. Francesco, quali erano per te i tuoi ricordi più belli? Quali sono stati i tuoi ricordi più belli? E io penso che ci dirà quando andavo a pregare in chiesa, quando mi chinavo di fronte alla croce di San Damiano, quando stavo lì a chiedermi, e allora andiamo nel secondo aspetto, non solo luogo dell'incontro, ma luogo delle domande, luogo delle domande. È interessante quello che avviene proprio tra Gesù e gli astanti, i farisei, i discepoli, le persone. Il tempio può essere il luogo delle vere domande, eh? Ipse mia magna questio, dirà Sant'Agostino. Cioè, sono diventato una domanda a me stesso. Cioè, si poneva delle domande, eh? Chi sono? Da dove vengo? Dove vado? Cosa voglio della mia vita? Come sto agendo? È il luogo delle domande vere. Sentite cosa dice un biblista. Egli non fa né il diplomatico né il prudente, non si nasconde, come potrebbe sembrare, dietro al Battista, ma vuole che l'interrogativo resti in sospeso e trovi risposta in ciascuno di loro. La domanda di Gesù è posta non solo ai protagonisti della disputa, ma anche alla folla, ai lettori, a ciascuno di noi, come un invito a rendere conto della nostra fede. Ecco allora la domanda, La domanda della nostra fede. La domanda sulla nostra fede, eh? Questa mia fede agisce o non agisce? Questo incontro con te, Signore, provoca in me delle domande oppure no? Mi lascia così indifferente. È bellissimo sapersi porre delle domande, eh? È semplicemente straordinario. C'era una persona che scriveva: noi non siamo gli uomini delle risposte. Siamo gli uomini delle domande. Ci interroghiamo sul cielo, sulla terra, sulla vita, su ciascuno di noi, su me stesso. Andiamo avanti. Quindi il tempio è il luogo delle domande, perché vedete, il tempio può diventare anche luogo, degli attacchi. Luogo della malafede, non della fede. Come un po' insegnano questi farisei, che vanno per mettere, in crisi Gesù per fargli uno sgambetto.
E allora, davvero, come è vissuto il nostro essere cristiano? Siamo quelli che vogliono mettere uno sgambetto, quelli che vogliono provocare, o quelli che vogliono lenire, fasciare, prendersi cura, che vogliono dire una parola buona? Noi, brava gente, vogliamo essere le persone che hanno una parola buona. Una parola buona, Da quando ci sono mai venuto, guardate che bello. Il luogo delle domande, allora. Infine, il luogo della conversione. Il luogo della conversione, Vedete, qui sono tre tipi di conversione, potremmo dire. La prima viene dal cielo. La seconda viene dagli uomini. La terza, viene da quelli che sono indifferenti. Vedete, sono tre sfaccettature queste, che ci ricordano che la conversione nostra viene da Dio. Viene da Dio. Dal cielo. Cioè, riconoscere i segni del cielo. L'altra sera ci siamo detti, siamo polvere di stelle. Siamo impastati di Dio, Ritorno indietro perché da qui non so dove si va, amici miei. Quindi la nostra conversione viene dal cielo. E chi viene dal cielo riconosce i segni del cielo. Vedete, io lo vedo nelle persone. Ci sono delle persone che hanno un occhio benevolente, bellissimo. Ci sono delle persone che valorizzano gli altri, ci sono delle persone che si prendono cura, ci sono delle persone che dicono hai bisogno, di che cosa hai bisogno? Queste vengono dal cielo. Invece ci sono delle persone che guardano sempre con occhio scuro, con occhio buio. E chissà cosa vuole, chissà perché fa questo. Un po' come questi con Gesù, Con quale autorità fai queste cose? Allora, vedi, se siamo di questa stoffa abbiamo bisogno di conversione. Un occhio benevolente, chiediamolo al Signore. È la cosa più bella, è la cosa più bella che possiamo ottenere. E l'altro è, non sappiamo, sono le persone indifferenti, che non si vogliono mettere in discussione, non ce ne frega niente. È notte, è giorno, è verde, è giallo, è blu, no? È nero, è bianco. Indifferenti, No, non siamo di questi noi. Non siamo di questi noi. Noi siamo delle persone che si sporcano le mani con la bontà. Si sporchiamo le mani con la bontà. Che ne dite allora? Oggi non potrebbe essere un bellissimo invito questo? Sporcarsi le mani con la bontà. Che ne dite? No? Sporcarsi le mani con la bontà. Bene, concludo qui. Avevo pensato a fare due o tre cosine, ma va bene così, va bene così, Mentre attraversiamo le vie delle nostre città, mentre abitiamo le nostre case, Ricordiamoci del Tempio di Dio, luogo dell'incontro, luogo delle domande, luogo della conversione. Bene, avevo preparato un piccolo versetto che volevo citarle e poi andiamo ai saluti. E dice così: capita anche a noi di discutere, di litigare, di scontrarsi con la gente che abbiamo accanto. Ma delle volte, cerchiamo di rispondere solo per aver ragione e non perché ci interessa la verità. La vita però non è avere ragione, ma trovare una verità che la riempia di significato. Gesù è la nostra verità che riempie la nostra vita di significato. Capita anche a noi di discutere, litigare, scontrarsi con la gente che abbiamo accanto, che incontriamo. Però non bisogna solamente cercare di aver ragione,
ma andare incontro alla verità. Bene, allora, andiamo avanti, eh? Come state, brava gente? Come state? Vi capita di litigare qualche volta? Dite la verità. Vi capita sì o no? Vediamo se qualche volta vi è capitato di litigare. Proprio perché ci capita di litigare? Perché? Perché vogliamo imporre la nostra verità. Vero Elisa? Che ne dici? Giovanna? Irene? Che ne dite? Cerchiamo di imporre la nostra verità. E allora oggi il Signore ci pone queste tre strade davanti. La cerchiamo dal cielo, la cerchiamo come uomini o ce ne freghiamo? Che ne dite allora? Oggi la pagina del Vangelo ci invita davvero a questo momento straordinario. Mettere il Tempio al centro e farlo diventare Tempio dell'incontro, Tempio delle domande, Tempio della conversione. Avete scritto queste tre cose? Bene, allora, cari amici, ci auguriamo una santa giornata, una buona giornata. Molti mi avete chiesto del libro Il Natale di Maria, edizioni San Paolo, ed è del sottoscritto, tanto si era capito, no? Si era capito, che ne dite? O non si era capito? Vediamo un po' se si era capito. E lì trovate un po', diciamo, una descrizione dell'infanzia di Gesù, del Natale di Maria, cioè dall'Annunciazione fino al ritorno a Gerusalemme, quindi la fuga in Egitto, il rapporto con i magi, la nascita di Gesù, le famose tre annunciazioni, no? A Maria, a Giuseppe e ai pastori. È un bel cammino spirituale, una bella descrizione con un commento biblico breve, un commento francescano e un commento artistico legato agli affreschi di Giotto. Bene, allora, buona giornata, brava gente. E ci faremo, ti sei dimenticato i saluti? No, non mi sono dimenticato i saluti. Ecco qui, ci arriviamo subito. Ci arriviamo subito, o no? Che ne dite voi? Allora, intanto un saluto e una preghiera per la mamma di Lina Esposito. Diego Marino mi ha scritto. Sono Diego Marino, vivo in provincia di Napoli. Insieme ad alcuni amici veniamo molto spesso ad Assisi. Le scrivo per chiedere un favore, se fosse possibile, ma certo. Mia mamma, Lina Esposito, la segue costantemente e lei è la sua fonte di ispirazione giornaliera. Le abbiamo comprato bene. Io sono stato 30 giorni purtroppo bloccato con questo maledetto virus. Ora, fortunatamente, io e mia moglie e mio figlio Marco, di 6 anni, ti saluto Marco, ogni bene, fai bravo, un saluto per mia mamma sicuramente, e ogni bene, signora Lina, un abbraccione. Vedete come suo figlio gli vuole così bene, suo figlio Diego. Poi Laura Giarratana, auguri per la figlia Lucia, che ieri è stato l'onomastico, ogni bene Lucia, che ha 12 anni, giusto? Lucia, un abbraccione forte, il giorno dopo. Maria Rosario Zula, anche questo, della figlia Lucia, che ieri è stato l'onomastico, però mi raccomando, scrivetemi prima delle 12 di questo giorno, per domani. Poi, l'avevamo anche detto questo ieri, l'avevamo recuperato, Rosaria Pepicelli compie oggi 54 anni, sicuramente ogni benedizione e ogni bene. San Francesco, vi mostri il suo volto, vi doni la sua misericordia. È bello che mi avete chiesto, Parenzo, benedicici con le parole di San Francesco. Poi, semmai una di queste sere, proprio prepararci a Natale. Il Natale è la più grande benedizione di Dio all'uomo, un Dio che parla all'uomo con le parole umane, così scrive la Dei Verbum. E vedremo le benedizioni di San Francesco,
Che ne dite? Si può fare? Eh? La benedizione di San Francesco? Ditemi che ne pensate. Sapete quante ne sono le benedizioni di San Francesco? Intanto provate a fare, se avete tempo, una ricerca. Le benedizioni di San Francesco. Sono alcune, una più bella dell'altra. Semmai le commenteremo insieme e vedremo da che cosa sono nate. Si può fare? Che ne dite? Una di queste sere? Ancora? Rosario Pepicelli, abbiamo detto, compie 54 anni oggi. Ogni bene, e Santa Domenica a te, che è stata ieri, mi hai scritto, e poi una settimana di gioia, ve la auguro. Maria Francesca Marrara compie 30 anni oggi, per te, per la tua famiglia, un grande augurio. 30 anni, Maria Francesca, ogni bene. Patrizia Sica, auguri per il marito Aniello. Lei e il marito mi avete scritto, mi seguite, tu e tuo marito mi seguite ogni giorno e siete venuti anche a Scala, mi ricordo di Castel San Giorgio. Patrizia, San Francesco vi sostenga, a te e a tuo marito, ogni bene. Bene, andiamo avanti, allora ci lasciamo, ci auguriamo una buona giornata. Fatemi sapere che ne pensate, la viviamo una sera con le benedizioni di San Francesco? Non è stupendo? Che ne pensate? Voi intanto trovatele così, le quattro benedizioni di San Francesco. Abbiamo scritto anche qualcosa sul nostro sito sanfrancesco.org, anche sulla rivista ne avevamo parlato e possiamo così vivere un momento per capire che cos'è la benedizione, essere benedetti e benedire. Buona giornata. Brava gente, buona giornata.